devo in questo momento fare la consacrazione che ho preso prima della Chiesa, ma abbiamo proprio da consacrare. Alleluia. Vorrei chiamare queste persone, ma io vorrei dire prima di dare il riconoscimento che servire nella casa del Signore è la cosa più importante e più bella della nostra vita. Ricordo quando moltissimi anni fa ero diacono, sono diventato poi presbitero, evangelista, pastore. È stato un percorso che uno fa, molti vogliono diventare pastori, ma se non sanno cosa succede con il diacono, con il presbiterio, non avranno mai la capacità di capire come funziona una chiesa. Queste persone sono molto importanti, li vorrei chiamare in questo momento e vorrei prima chiamare una persona che è un riconoscimento, viene da un'altra chiesa dove è stato diacono e oggi fa parte della congregazione di Brescia. Vorrei chiamare Calogero Costanzo, se può venire qui. Abbiamo degli amici in comune, ieri non lo sapevamo, ma oggi abbiamo saputo che abbiamo degli amici in comune. E poi vorrei chiamare qui, che vorrei mettere da parte, un diacono per quanto riguarda Bergamo, e vorrei chiamare Pietro Sangalli. Dove Pietro Sangalli? Se può venire qui davanti, vogliamo alzarci in piedi in questo momento e vorrei che le persone si possano mettere in ginocchio, è una consacrazione, noi pregheremo e tutta la Chiesa dirà Amen affinché queste persone possano essere accettate come operai nella casa del nostro Signore Gesù Cristo. Vorrei che in questo momento il pastore Fernando potesse alzare una preghiera al nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Preghiamo. Alleluia. Padre, Signore qui, Signore, sulla vostra vita, Padre. Signore, che preghiamo, Signore, per consacrare, Signore, al diaconato, Signore. Padre, nel nome di Gesù Cristo, Signore, che la tua unzione, ó Padre, Signore, sia con loro, Signore. Che la tua potência, Padre, sia, Signore, nella loro mano, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, ó Padre, capacitando, Signore, dando la saggezza, Padre. Jesus Cristo. Amém.